ed è veramente un'esperta in temi di immigrazione e di sanità. Quindi la parola alla professoressa Donnetti. Grazie, grazie per questo invito. Particolarmente gradito perché nonostante abbia molti anni di esperienza alle spalle anche di consulenza per il Consiglio d'Europa sui temi dell'immigrazione, il confronto con il contesto locale mi aiuta a imparare a capire delle cose concrete, perché sull'immigrazione bisogna andare con questioni e con metodologie concrete. L'invito poi è particolarmente gradito perché mi pare che una parte consistente del pubblico sia costituita da assistenti sociali e quindi in qualità di presidente del corso di laurea in servizio sociale, ma anche di coordinatore della conferenza nazionale dei corsi di laurea in servizio sociale, come dire, è di nuovo un'altra occasione importante di confronto. Io cercherò di dividere il mio intervento in due blocchi, uno diciamo così più generale legato alla progettazione e perché è importante fare una progettazione locale e implementare degli interventi locali in tema di immigrazione e una parte diciamo più, un po' più tecnica sulle criticità legate all'accesso ai servizi da parte dei nuovi cittadini. Allora innanzitutto, ma ce l'ha ricordato molto bene il prefetto, credo e tengo a sottolineare che quando noi parliamo di migrazione parliamo di qualche cosa che richiede uno sguardo lungo, non solo uno sguardo intercontinentale, no? Ha parlato della catena di comando che va oltre l'Italia, oltre la regione Marche, oltre la regione d'Italia, oltre l'Europa. Uno sguardo lungo che però significa non solo distanze geografiche, ma significa epoche, periodi. Noi non possiamo continuare a sposare la retorica pubblica della migrazione come emergenza. Ogni volta ci inventiamo un'emergenza nuova, prima erano gli albanesi, poi era la tratta, la prostituzione, poi le badanti, poi adesso i rifugiati. Noi stiamo parlando di qualche cosa che è elemento essenziale della nostra società presente, ma elemento essenziale per il futuro della nostra società, sia sul piano economico, ma in modo particolare sul piano demografico. La nostra società ha decisamente bisogno di questa realtà, ma non meramente in termini strumentali, ma anche in termini di innovazione. Stiamo parlando di società della globalizzazione e la presenza dei migranti porta a livello locale questo processo. Giusto due settimane fa ho fatto la presentazione del manifesto delle seconde generazioni in Bicocca, strumento straordinario che vi invito a utilizzare anche a livello locale, e ciò che emergeva da questi giovani nuovi italiani era, come dire, il fatto di mettere la voglia di mettere a disposizione la loro potenzialità. E qual era? E qual è la loro potenzialità? Ebbene, noi possiamo entrare a lavorare anche nelle piccole e medie aziende, portare quella competenza linguistica, quella capacità di viaggiare per il mondo che è fondamentale per queste aziende, specialmente in tempo di crisi. Allora questa è la risorsa della migrazione. Sicuramente è una sfida, noi non possiamo far finta che non sia una grande sfida, ed è una grande sfida specialmente per i contesti locali, ma e qui è proprio a livello locale che noi possiamo e dobbiamo trovare delle soluzioni. Allora, la retorica pubblica non fa bene alla migrazione, ma non fa bene neanche agli operatori. Può
forse agli amministratori, forse. Sicuramente noi dobbiamo guardare la migrazione secondo la pratica operativa, secondo quella che è la declinazione della realtà locale. È vero che la migrazione ha degli elementi comuni, è vero che ha dei tratti, come dire, condivisibili da tutti i territori, ma poi è il livello locale che fa la differenza, è la capacità di organizzazione e di intervento del livello locale che effettivamente consente di mettere a punto delle azioni calibrate, delle azioni che non siano fuori tasso. Perché il livello locale? Perché noi sappiamo che l'immigrato diventa buono nel momento in cui lo conosciamo, e lo conosciamo solo nel confronto quotidiano, nel livello locale, insisto. E quindi diventa centrale avere sempre questo doppio sguardo, lungo ma anche piccolo, corto, specifico. Quando noi sociologi diciamo gli immigrati non diventano tutti uguali, lo diciamo proprio in riferimento alle risorse del territorio. E beh, se io arrivo in Sicilia, dove non c'è neanche qualche elemento del welfare, io ho delle potenzialità che sono molto diverse se arrivo invece in Lombardia, in Emilia-Romagna, in Veneto, in Toscana, dove le risorse del territorio, non solo quelle economiche, penso ai servizi, penso al terzo settore, penso agli attori locali, fanno la differenza. Per come è strutturata la nostra società, per come è organizzato il nostro welfare, si produce quella che noi chiamiamo la stratificazione civica, cioè la differenziazione di diritti. Arriva il lavoratore economico, arriva la famiglia ricongiunta, arriva il profugo, ma ha delle potenzialità di inclusione molto diverse in relazione al contesto territoriale in cui si va a collocare, indipendentemente, diciamo così, dalla situazione economica. Avere a disposizione dei servizi, avere l'infopoint, avere i mediatori, avere tutta una serie di risorse vuol dire facilitare e favorire il processo di inclusione. In questo senso il territorio e la nostra realtà produce una stratificazione civica, una differenziazione di diritti, che è insita nella nostra legge. Essere colui che attiva il ricongiungimento familiare vuol dire avere delle potenzialità di un certo tipo rispetto al permesso di soggiorno, eccetera, eccetera. Essere un soggetto ricongiunto vuol dire avere delle potenzialità molto diverse rispetto al permesso di soggiorno. E beh, se chi mi ha ricongiunto perde il lavoro, crolla tutta la famiglia. Questa è stratificazione civica. E questa è chiaramente insita nella nostra legislazione, quindi, come dire, si creano delle differenze che a livello nazionale, che a livello locale vanno compensate. E ovviamente noi stiamo parlando di persone che sono e debbono essere dei protagonisti, non solo quando entrano nelle piccole aziende, nelle fabbriche, non solo quando entrano nei servizi a chiedere delle prestazioni, ma devono essere dei protagonisti nel momento in cui noi andiamo a costruire degli interventi. Allora, le modalità di coinvolgimento, anche innovative, che sono state utilizzate in questo progetto, sono straordinariamente importanti, ma non bastano, bisogna lavorare singolarmente, quotidianamente. E lavorare quotidianamente significa consentire a queste persone non solo di comprendere le regole burocratiche ben e in modo molto semplice elencate nella guida che avete prodotto. La nostra società e in particolare il nostro welfare, il nostro sistema, funziona spesso per regole non scritte.
dire non viene compreso, o viene compreso nei termini di discriminazione, di differenziazione. Non sta scritto da nessuna parte, non c'è nessuna legge che dice che il servizio, quel servizio deve stare aperto il giorno X dalle ore alle ore. Noi sappiamo poi che è necessario per molti motivi, anche per questioni organizzative. Queste sono le regole non scritte, che devono essere apprese. Entrare nei servizi, accedere alle risorse, significa proprio questo, comprendere le regole non scritte. Cerco di farvi un altro esempio. Pensate quante cose portano a casa i bambini, figli di immigrati che vanno a scuola. In generale, i nostri figli portano a casa tantissimo. La potenzialità della scuola, vuol dire così, bistrattata, non è di questo che dobbiamo parlare, è straordinariamente importante per gli individui, per la crescita di una società. Portare a casa delle cose vuol dire modificare anche il modo di pensare delle famiglie. Vuol dire anche introdurre degli apprendimenti. Quanti di noi, quanti di voi che non hanno dovuto apprendere l'uso del computer per questioni lavorative, lo hanno dovuto fare perché hanno i figli, i nipoti. E questo è un elemento di grande potenzialità. Accedere alle risorse significa non solo apprendere delle regole, ma significa anche adeguarsi a delle regole. E insomma, se io mi devo far visitare, sto male, sono anche disposto ad aspettare qualche ora in attesa che il medico o la struttura mi riceva. Se io preferirei avere, anche se io preferirei avere un medico o una donna, se la situazione è urgente, posso anche fare qualche eccezione e lasciarmi visitare da un medico uomo. Cioè, sostanzialmente, c'è una motivazione che giustifica un certo comportamento e che consente di allargare quello che noi chiamiamo il possibile. Ma questo lo possiamo fare solo se abbiamo le occasioni, se vengono create le occasioni. Allora vi rendete conto quanto l'accesso ai servizi non sia solo un bisogno, una risposta ad un bisogno emergente, ma sia anche un modo per facilitare l'inclusione, sia un modo per facilitare l'apprendimento delle regole, sia un modo per declinare il nostro modo di essere rispetto al funzionamento di un sistema sociale. Quindi limitare l'accesso ai servizi non è solo un cattivo servizio per quei cittadini, ma è un cattivo servizio che facciamo a noi stessi, alla nostra società, perché non creiamo quelle condizioni invece fondamentali perché le persone possano interagire in modo forte. Ma vorrei spendere anche qualche parola rispetto alla potenzialità e all'importanza di creare risorse o di mettere in rete, come è stato fatto in questo progetto, le risorse e le potenzialità di un territorio per gli operatori. E mi scuso, ma fa parte del mio mestiere, poi farò riferimento anche ad alcune criticità che noi dobbiamo avere in mente, che non sono tanto legate a questo progetto, ma sono legate al fatto che continuiamo ancora a lavorare sull'immigrazione, sulle questioni di immigrazione, con progetti spot. Di questo non va bene, perché stiamo parlando di una realtà strutturale. Il fatto che voi siate arrivate alla fine alla firma di un protocollo è straordinariamente innovativo, perché se non altro è, come dire, un accordo
perché se stiamo parlando di un fenomeno strutturale, è chiaro che gli interventi devono essere pensati per la popolazione in generale, con un'attenzione particolare ai soggetti più fragili, ma chi da anni come voi lavora sulle questioni delle criticità della popolazione sa benissimo che in generale qualsiasi tipo di intervento, anche se pensato per un target ben definito, ha bisogno poi di un'attenzione particolare per i soggetti più fragili. Allora, lavorare sul tema dell'immigrazione, in particolare in questa fase di crisi ormai infinita, che io preferisco chiamare cambiamento epocale, perché quando e come riprenderemo non lo sappiamo ancora, ma sicuramente non riprenderemo le stesse condizioni. E quindi in questo senso cambiamento epocale. Il nostro welfare non lo è già più, ma non sarà più il welfare entro il quale noi siamo cresciuti, ci siamo professionalizzati e siamo stati anche forse un po' troppo tranquilli. E quindi lavorare sui temi dell'immigrazione è una grande occasione di confronto e di rilancio degli operatori sociali, e qui parlo in generale, non mi riferisco solo agli assistenti sociali, perché è un modo per rimettersi in gioco, per rivitalizzare delle competenze e delle capacità professionali che in alcuni casi, non nel vostro, tendono a sedersi, ad abbassarsi. Lavorare sull'immigrazione in questo progetto, ce l'ha detto in modo molto chiaro, vuol dire valorizzare le risorse locali in modo sinergico, tutte le risorse locali, indipendentemente dalla natura e dalla consistenza delle risorse locali. Fare rete è straordinariamente importante, non solo perché mi consente di condividere un problema, e nel momento in cui io condivido una criticità, un problema, questo si alleggerisce, ma mi consente anche di utilizzare al meglio le poche risorse che ho a disposizione. Noi stiamo parlando di una questione che, insisto, è epocale, è fisiologica, ma che comunque continua a sfidare gli operatori, che continua a sfidare la società. Allora fare rete vuol dire condividere queste paure, queste preoccupazioni, queste criticità, ma vuol dire anche massimizzare le poche risorse che ci sono, che per quanto riguarda l'immigrazione ci sono ancora. Questo è un aspetto importante. I limiti, e qui scusatemi, non mi riferisco al progetto, ma devo giocare il mio ruolo. Noi stiamo parlando di qualcosa di strutturale che viene fronteggiato in modo, diciamo così, straordinario, per provvedimenti limitati, per progetti spot, come li chiamo io, annuali, biennali, se siamo fortunati. Certo, ci sono poche risorse. Sicuramente la scelta di una progettualità di questo tipo è legata alla scarsità di risorse. Però questa modalità di intervenire su questa questione va a sedimentare un modo di pensare che purtroppo deve essere modificato, la saltuarietà del fenomeno, quando non è così, l'emergenzialità del fenomeno, quando non è così. Allora bisogna cominciare a smontare quest'idea di proprio firma di protocolli, accordi permanenti, impegni per il futuro sono le modalità fondamentali per agire e intervenire sul progetto. Sicuramente una progettualità a scadenza ha in sé una fragilità pur nella bontà del progetto. Io non so domani che cosa potrò fare, so quello che riesco a fare oggi, che posso fare oggi, che devo fare oggi perché se no non rispetto le direttive europee o le richieste. Questa fragilità ha degli impatti anche sugli operatori, in particolare sugli operatori come li chiamo io, spero che il collega non mi
insisto, noi stiamo parlando di qualche cosa che costituisce il quotidiano, ma sicuramente il futuro. Una progettualità di questo tipo va a sedimentare l'idea che, siccome ci occupiamo di soggetti fragili, poveri, gli immigrati, e beh, dobbiamo mettere in atto delle azioni o di tipo repressivo oppure sul piano operativo concreto di tipo altrettanto fragile. Quindi per questo dico alcune criticità legate alla migrazione. E evitiamo di allineare la progettualità alla fragilità degli immigrati. Evitiamo di avere degli operatori fragili che operano per utenti fragili. Questo non fa bene a nessuno. E quindi, di nuovo, la questione dei accordi per il futuro. Ovviamente i singoli progetti, indipendentemente dalla loro capacità e potenzialità, devono fare i conti con delle criticità che sono insite nel modo di essere del nostro welfare. Eventualmente datemi uno stop. Allora io molto velocemente, perché non è la sede, però siccome insisto, prontamente ci sono molti operatori, ritengo opportuno togliere questa occasione, ma poi vi trovate nella maggior parte dei testi che ho scritto. Voglio però portarvi a riflettere su alcune questioni che, indipendentemente dal singolo progetto, bisogna avere presente per qualsiasi tipo di intervento che riguarda gli immigrati. È chiaro che stiamo parlando di soggetti che, per le condizioni di contesto e di vita, sono decisamente più isolati, anche se parliamo di gruppi con delle rappresentanze, anche se parliamo di gruppi molto radicati, anche se parliamo di gruppi che hanno già espresso all'interno, ad esempio, delle organizzazioni sindacali dei funzionari originari di, anche se parliamo di nuovi italiani. Comunque c'è un isolamento maggiore, perché il capitale sociale di questi individui è un capitale che è stato costruito qui nel nuovo contesto. Non hanno un capitale ascritto come abbiamo tutti noi. Molti dei nostri figli trovano lavoro perché appunto sono nostri figli. Ma qui stiamo parlando di persone che hanno lasciato alle spalle tutta la rete relazionale che avevano costruito negli anni loro e i loro figli. E più delle volte il loro capitale sociale è un capitale sociale legato all'ambito lavorativo, quindi che ha delle risorse che possono essere ben utilizzate per quel tipo di attività, un po' meno per i servizi. E noi sappiamo quanto sia importante l'informazione proprio per l'accesso ai servizi, ciò che ci dice il vicino, ciò che ci dice l'amico, l'amica. Vai da quel medico, l'ho provato anch'io, è bravissimo. Vale più di migliaia di valutazioni o bollini rosa, perché chi ha fatto l'esperienza ha la competenza, come dire, viene riconosciuto competenza. Stiamo parlando di soggetti che non hanno potere,
immigrati illegittimi, illeciti, ma perché la declinazione è la produzione del servizio è legato proprio alla relazione proprio con i cittadini stessi. E quindi è chiaro che c'è una forte differenziazione. Ovviamente stiamo parlando di soggetti che possono anche avere un modello di welfare, più delle volte hanno un modello di welfare non così vicino. Il nostro è stato fino a ieri un welfare ricco, solido, importante, ma che è tipico di certi paesi, e adesso si sta sfilacciando, è messo in forte discussione, ma noi abbiamo dei cittadini utenti che di fatto provengono da contesti, da modelli anche di tipo operativo molto diversi. Quante volte gli operatori, in particolare gli operatori sanitari, mi hanno raccontato di come si sentissero sfidati nel momento in cui il nuovo cittadino utente cercava di lasciargli 50 euro. Sconvolto, sto parlando di realtà del nord, di strutture sanitarie del nord. E come? Ma perché lo vuol corrompere? Non tenendo conto che in alcune realtà, in alcuni contesti, questa è la prassi, non considerata illegale, non perseguita, è la prassi. È un po' come la questione dell'interruzione volontaria di gravidanza, spero di non offendere nessuno, ma l'interruzione volontaria di gravidanza nel nostro paese, indipendentemente da come la pensiamo, è stata una grande conquista sociale e civile, ha eliminato una piaga sociale che era qualche volta. Però adesso gli operatori si sentono sfidati, tutti gli operatori si sentono sfidati perché molte donne, non solo immigrate, ricorrono all'interruzione volontaria di gravidanza, ma vi ricorrono in modo ripetuto. E questo è un elemento di grande sfida, di grande sofferenza per gli operatori, che va ovviamente preso in considerazione, va sostenuto, bisogna riflettere, bisogna ragionare su questa questione. Però poco gli operatori si confrontano o si interrogano sul fatto che in alcuni territori, in alcune realtà da cui provengono le donne della migrazione, sono realtà in cui il controllo della fertilità passa attraverso questo lavoro. Le politiche demografiche. Quindi questo è un altro elemento che va considerato. Quando dico la differenza di welfare, dico anche le differenze di procedure o di scelte nazionali. Insomma, la politica demografica del figlio unico della Cina pesa sulle donne cinesi, è inutile che facciamo finta che non pesi. Continuerà purtroppo a pesare ancora per un certo numero di anni, perché sono questioni sedimentate nel tempo. Non sto ad elencarvi ovviamente tutte quelle che sono le barriere che il nostro sistema, anche quello più leggero come quello del terzo settore, meno burocratizzato, meno standardizzato, comunque frappone fra il cittadino, l'utente e il servizio. Ovviamente decliniamo questi fattori rispetto ai cittadini utenti migrati, ma potremmo fare la stessa cosa rispetto al cittadino utente fragile, pensato un anziano. Potremmo ripetere le questioni burocratiche, i documenti, scade la carta d'identità, è finita, bisogna mettere in piedi un sistema di riaggiornamento dalla banca, alla posta, qualsiasi cosa. Immaginate un anziano un po' fragile, quanto riesce a seguire queste procedure, queste pratiche. Il suo conto è bloccato. Io ho assistito a certe scene agli uffici bancari veramente sconvolgenti, dove l'operatore di sportello non riusciva a declinare, a far capire che non è che gli avessero prosciugato il conto, cose di questo genere, ma era una procedura legata al fatto che ci sono dei controlli antimafia, eccetera, eccetera, per cui, ecco, ma spiegatelo e spiegatelo
diverso tipo di welfare, ha un diverso sistema di servizi, ha un diverso modo di accogliere il soggetto migrante. Insomma, le nostre politiche sono migratorie, sono prevalentemente politiche di sicurezza, che poi all'interno contengono delle azioni di cittadinanza. E questo elemento pesa decisamente sulle scelte poi concrete del livello locale. Chiedo o non chiedo i documenti? Ho diritto o meno di chiedere i documenti? Accolgo i regolari tutti, indipendentemente dai residenti, quelli che abitano qui da tanto tempo? Sono tutti elementi legati al fatto che le nostre politiche hanno come obiettivo gridato il controllo della popolazione migrante. Sottolineo gridato, ma poi nella realtà è molto diverso. Anche qui, ovviamente, quando noi parliamo di accesso ai servizi, non possiamo semplicemente pensare al cittadino utente immigrato, ma dobbiamo anche vedere le specificità. Voi su questo territorio avete prevalentemente donne e uomini che provengono dall'Albania, dal Marocco, dal Ghana, dalla Tunisia e dalla Macedonia, ma oltre che a uomini e donne avete anche bambini, avete famiglie, avete soggetti singoli. Allora bisogna entrare, capire esattamente chi sono questi 6.000 nuovi cittadini immigrati. Non solo dove lavorano e dove vivono, non solo per i loro problemi abitativi e lavorativi, ma bisogna andare a capire esattamente quali sono le aspirazioni di queste persone, che possono essere legate sicuramente per questioni economiche, ma possono anche aver fatto delle scelte di distanziamento dalla società di origine. Penso alle molte donne arrivate nel nostro paese per lasciarsi alle spalle una famiglia che non era più una famiglia, per lasciarsi alle spalle un marito che non potevano lasciare se non in questo modo. Penso alle molte donne della migrazione che sono arrivate nel nostro paese per fare delle scelte di progressione, di emancipazione, e allora dobbiamo andare a cogliere anche questi. Certo, abbiamo 1.400 persone che sono in una situazione di criticità economica. Ma tutti gli altri 4.600 chi sono? Come vivono? Sono le famiglie di quei soggetti poveri, quindi ancora più poveri, o sono altri soggetti? Quindi conoscere, capire esattamente di chi stiamo parlando è fondamentale, le variabili sociodemografiche. Perché spesso chi abbiamo di fronte non è la persona che noi immaginiamo o che pensiamo di avere di fronte, e voi lo sapete meglio di me quanto è importante scavare per capire anche cosa sta dietro una certa domanda. Le variabili culturali, l'idea di risorse. Noi pensiamo che l'info poi sia il servizio ottimale per i cittadini migranti. Le ricerche ci dicono che tutti quegli strumenti che consideriamo freddi funzionano su una popolazione abbastanza radicata, non funzionano sui nuovi arrivati. Servono le modalità di comunicazione cosiddette calde, l'informazione che passa tra i ben informati, l'informazione che gli dà il connazionale, l'informazione che gli dà il collega di lavoro, l'informazione che gli dà la datrice di lavoro, la negoziante. Quindi diventa fondamentale lavorare anche su strumenti meno belli, meno visibili del vostro bellissimo libretto. Ovviamente qui di nuovo gioco il mio ruolo di punzecchiatore, perché sennò sarebbe troppo semplice venire a dire tutto bello, siete stati bravissimi, a rivederci. Quindi le variabili culturali sono un altro elemento importante, e quando parlo di variabili culturali non mi riferisco all'Islam di carta, non mi riferisco al musulmano, ma mi riferisco alle scelte che ha fatto quell'individuo. Io sono nata in un paese cattolico,
insegnano.